In questo libro bianco, come si dice, che richiede praticamente due decreti attuativi che, dice la legge, vanno emanati entro 20 mesi. Tutti abbiamo chiesto a gran voce che questi 20 mesi si ricompattino e non diventino più di 12 mesi, nel senso che sia questa stessa legislatura che ha varato la legge che vari anche i due decreti attuativi. Cosa c'è scritto dentro? Beh, la premessa è fondamentale ed è il riconoscimento del diritto dei ragazzi con disabilità ad ottenere tutte le risorse necessarie sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano sanitario, sul piano economico, per realizzare ognuno di loro il massimo delle loro potenzialità possibili. Quindi un diritto. Il termine diritto è fondamentale perché laddove si parla diritto, ovviamente in controluce si legge dovere. Il diritto delle persone con disabilità è il dovere delle istituzioni a venire incontro alle loro esigenze. Nell'ambito della norma, come esemplificazioni, per esempio, ci sono la necessità di una, non solo di una diagnosi precoce, ma anche di una valutazione differenziata, multidimensionale e affidata ad equip diverse a seconda che si tratti di bambini, di persone adulte o di anziani. Questo significa superare il concetto generico di disabilità. Non esiste la disabilità, esistono le disabilità che cambiano nel tempo, che cambiano da soggetto a soggetto e che quindi richiedono un approccio fortemente personalizzato. Di questo approccio è parte integrante, per esempio nel caso dei bambini, avere il diritto a insegnanti di sostegno che supportino realmente le loro difficoltà e innestino positivamente il processo di sviluppo delle capacità. Tradotto in termini concreti significa che non basta l'insegnante di sostegno che 2 ore alla settimana segue un ragazzo. C'è poi tutto il mondo del lavoro, delle persone con disabilità. Noi abbiamo delle buone leggi che non vengono applicate. Quindi questo tipo di legge delega obbliga il governo a prevedere l'applicazione operativa di tutto ciò che favorisce l'inserimento professionale delle persone con disabilità, compreso un accompagnamento sotto forma di coaching, sotto forma tutoriale, però tutte quelle misure che possono permettere a una persona di lavorare, che è quello che le persone desiderano fare, con gli aiuti e supporti necessari a poterlo fare. E poi c'è tutta la disabilità degli anziani. L'Italia è un paese a piramide rovesciato, come sappiamo, in cui il numero degli anziani sovravanza abbondantemente anche le nuove nascite. Quindi siamo potenzialmente tutti destinati a una sorta di disabilità, la difficoltà a vedere, che si traduce spesso con l'incapacità a guidare e quindi una perdita di autonomia di movimento, la disabilità uditiva che richiede strumenti ma richiede anche accortezza e una cultura, la disabilità che nasce dalla goffaggine. Si dice che l'anziano è come se portasse sempre un paio di guanti di quelli di lana grossa, per cui le mani resistono a una motricità fine. La disabilità che può supporre il fatto che ti cade un oggetto e non riesci a chinarti per raccoglierlo. Insomma, ci sono tante forme che compromettono col passare degli anni quella che noi potremmo chiamare l'autonomia. Ma la legge anche richiama l'attenzione sul fatto che oggi l'obiettivo non è l'indipendenza, ma l'interdipendenza. Quindi una cultura della solidarietà, dell'integrazione e della collaborazione.